Salve, dopo il video della scorsa settimana in cui parlavo di serie TV, porto questa settimana un video che parla dei film 2021. C'è roba interessante, ovviamente con la differenza che giustamente molte case produttrici proveranno a distribuire i loro film al cinema, quindi c'è il rischio che questi film qua in verità slittino al 2022 nonostante siano finiti perché non vogliono farli uscire in streaming. Quindi, i film che dirò sono annunciati adesso, per il momento confermati per il 2021, ma è una cosa da prendere con le pinze, soprattutto per tipo gli eventi con 007 o Black Widow che sì, confermato 2020, confermato primavera 2020, confermato autunno 2020, poi primavera 2021, cioè tipo, ok, champ. Va bene, il primo film è un film del MCU, abbiamo The Eternals. The Eternals è un film ambientato dopo gli eventi di Endgame, come probabilmente penso sarà tutta la fase 4, a parte lo spin-off di Black Widow. Gli Eterni semplicemente fanno la loro comparsa nell'MCU dopo gli eventi di Endgame, quando a quanto pare una minaccia abbastanza critica li costringe a venire fuori e a svelarsi al mondo. Adesso la trama effettiva completa non c'è ancora, perché tecnicamente non si ha ancora un'effettiva data completa di uscita di questo film. Però, allora, il prossimo film, siamo sempre sull'MCU, abbiamo Spider-Man 3. Spider-Man 3 che non ha ancora un titolo preciso, cioè semplicemente sarà il sequel di Far From Home. Anche questo ambientato dopo gli eventi di Endgame, ovviamente. Non si sa ancora molto, probabilmente dei rumor, dei fortissimi rumor. Ci saranno tre Spider-Man che saranno ovviamente interpretati da Tom Holland, che sarà lo Spider-Man ormai a cui siamo abituati nell'MCU. Poi ci saranno Tobey Maguire e Andrew Garfield, almeno così si dice, per fare un'introduzione del multiverso, più che altro dello Spider-Verse, essendo che nei fumetti hanno spinto tantissimo sullo Spider-Verse, quindi vediamo come se la gireranno. Io avrei anche preferito a questo punto metterci in mezzo anche un Miles Morales, ma questa è un'altra storia, perché forse Miles Morales fa parte anche delle proprietà di Marvel e non di Sony completamente, quindi forse ci sono sempre questi conflitti Sony-Marvel, Spider-Man, non Spider-Man, di qua e di là, quindi bisogna ancora vedere. Poi abbiamo un film Disney-Pixar che si chiama Raya e l'ultimo drago. È un film che sembra molto interessante, un altro filmone di quelli che la Disney ci prepara sempre, che probabilmente tutti vedranno, perché meno male quelli della Disney li vedono grandi e piccini. Semplicemente, questa storia è ambientata a Kumandra, un pianeta praticamente simile, se non identico alla Terra di per sé, che però è stato creato da draghi. Draghi che hanno creato questo pianeta e hanno ospitato l'umanità, o comunque persone che sembrano umani, finché non sono stati attaccati. E tutti i draghi si sono sacrificati per combattere questi mostri, i Drun, questi mostri, si sono sacrificati tutti, lasciando però un drago speciale, mettiamolo così, a proteggere l'umanità nel caso questi Drun tornassero. Ovviamente, classica cosa che succede, anni e anni di evviva, tutto felice, tutto a posto. Poi i Drun tornano e questa eroina, attenzione, non la definiscono più come principessa, iniziano effettivamente a modernizzarsi lì alla Disney. Questa eroina parte però alla ricerca di questo ultimo drago e niente. Se volete saperne di più, ne ho parlato con gli altri in due episodi differenti del mio podcast, lo trovate in descrizione, magari potrebbe interessarvi, abbiamo cercato di approfondire di più l'argomento. Poi di questo film non si sa niente, ovvero Sherlock Holmes 3, che sarà il terzo capitolo ovviamente con Sherlock Holmes interpretato da Robert Downey Jr. Si sa che ci sarà anche un ruolo teoricamente per Johnny Depp, datogli da Robert Downey Jr., quindi ci può stare. Vediamo cosa dicono, la trama è inesistente, è stato datato 2021, ma effettivamente non si sa ancora niente, potrebbe effettivamente scalare, potrebbe essere uno di quei film che scalerà. Poi abbiamo, come diciamo,
menzione d'onore, tra virgolette, Justice League Snyder Cut, perché ne ho parlato molto meglio nel video sulle serie TV, essendo che questo film sarà suddiviso in 4 episodi, quindi l'ho preferito categorizzare come serie TV, però una menzioncina ci stava. Poi abbiamo Ghostbuster Legacy o Afterlife, perché avrà due titoli in base alla regione. Ghostbuster Legacy, almeno questo sarà il titolo italiano, si svolge tantissimi anni dopo le vicende dei film di Ghostbuster, quelli a cui siamo stati abituati a conoscere senza contare il reboot. Narra la storia di questa donna che con suo figlio parte per un nuovo inizio in una cittadina, e suo figlio scopre che ha ricevuto un'eredità, quale la lasciano come un'eredità da suo nonno. Suo nonno poi scopritosi uno dei precedenti Ghostbuster, e quindi praticamente vedremo un nipote, diciamo, che raccoglierà lo scettro, come dire, farà le veci di suo nonno, mettiamo così, prenderà il suo lavoro. Bisogna vedere, è da interpretare. Poi abbiamo un Godzilla vs King Kong. Godzilla vs King Kong è comunque un film di quelli marcati Warner Bros. Hanno deciso di fondare questo ciclo di film chiamato Monsterverse, che adesso comprende effettivamente i film di Godzilla dell'ultima riproduzione, quindi da quello iniziato nel 2014, che ha già due film precedenti, e ha il film di King Kong, Kong Skull Island, se non sbaglio. E questo probabilmente vedrà semplicemente un altro scontro tra Godzilla e qualcun altro, in questo caso King Kong. Quindi io lo categorizzerei quasi un Godzilla 3, perché tecnicamente penso sia Godzilla più che altro il protagonista. Però ci saranno altri mostri, probabilmente potrebbe anche vedersi un'alleanza tra Godzilla e King Kong, non ne ho idea. È comunque uno di quei film che non si guardano per la trama, ma per gli effetti speciali. Poi la trama, se fatta bene, è un bel contorno a parer mio. Poi abbiamo una saga cinematografica che a me piace molto. Non è quel film da Oscar, ma è un film comunque che è stato ben accolto dal pubblico. Questo sarebbe già il terzo capitolo, che tecnicamente però sarebbe un prequel. Parliamo di Kingsman, che ha iniziato nel 2013-14, se non sbaglio, il primo film. È una interpretazione forse un po' più, diciamo, giovanile, ma allo stesso tempo elegante, di un film stile spionaggio, stile 007. In questo caso, al posto di narrare le vicende, diciamo, ai tempi nostri della Kingsman, narrerà le vicende del primo Kingsman, quindi il fondatore effettivamente della compagnia Kingsman, mettiamolo così, che a quanto pare probabilmente fonderà il tutto per cercare di tenere a bada, o comunque di sconfiggere, un gruppo di criminali che vuole rubare circa, mi sembra, un milione di dollari, qualcosa del genere, e serve qualcuno effettivamente che faccia qualcosa, a una persona sola non basta. Niente, siamo arrivati alla fine di questo video. Purtroppo non avevo niente di meglio da raccontarvi, soprattutto perché molti film non hanno ancora la trama pubblica. Possiamo fare alcune menzioni onorevoli che dovrebbero uscire quest'anno, ovvero Black Widow, uno spin-off su Vedova Nera marcato MCU, Matrix 4, sequel della trilogia di Matrix ormai datata di tanti anni rispetto a questo film qua, sempre con Keanu Reeves come protagonista, 007 No Time to Die, il 25esimo capitolo della saga, anche ultimo film con Daniel Craig nel ruolo di 007 James Bond, secondo capitolo di Venom, che avrà come suo avversario il temibile Carnage. Molto interessante. Fast and Furious 9, un altro film di Fast and Furious, che per carità è carino, ma vedi anche lì solo per gli effetti speciali. Questo qua dovrebbe andare a finire anche nello spazio, quindi sì. Secondo capitolo di Suicide Squad, che non commento dopo aver visto il primo. Il secondo film di Space Jam, signori, che al posto di avere Michael Jordan troviamo LeBron James, quindi sì. Avremo il settimo capitolo di Mission Impossible, che teoricamente ha anche avuto delle scene registrate in Italia, a Venezia, a inizio 2020. Poi non so se le hanno concluse in quel periodo lì o no, perché è quando hanno chiuso Venezia per il Covid. Io lo so, ero lì quando, cioè, doveva farmi il carnevale di Venezia. Tom Cruise girava Mission Impossible, sia io che lui siamo rimasti fregati per il Covid, quindi
sì, nuovo capitolo della saga horror Halloween, ovviamente, che narra le vicende di Michael Myers. Questo potrebbe narrare, se non sbaglio, anche le origini. Il nuovo film della saga di della Notte del Giudizio, The Purge, che non, sinceramente non mi sono neanche interessato a vedere cosa mi rappresenterà, però essendo che già fecero il film La Notte del Giudizio, La Notte delle Elezioni, no, l'anno delle elezioni nel 2016, quest'anno ci sono state, tecnicamente nel 2020 ci sono state di nuovo le elezioni, però si vede che ha dovuto slittare tutto un po'. Penso questo sarà sempre inerente a qualcosa sulle elezioni. Secondo capitolo dei Minions, molto carino per i bambini, consigliato comunque da far vedere. Diamo attenzione al terzo capitolo di Conjuring, speriamo che sia l'anno buono effettivo in cui esca, sarebbe molto 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 bello che esca. Poi abbiamo un altro film, se non sbaglio marcato Disney, se non erro, aspetta che verifico, no non è vero, marcato Illumination. Abbiamo Sing 2, il cartone animato dove ci sono gli animali che cantano, un probabile film su Diabolik, ci sta, carini i fumetti, ho visto anche il cartone animato se non sbaglio, forse avevo anche fatto una serie TV, ma non mi ricordo, però forse perché non l'ho vista, forse non mi ricordo che l'abbiano fatta o esista, ci sta, Diabolik ci sta. E quindi effettivamente adesso possiamo concludere qui il video, io vi ringrazio per la visione. Se volete vedere le serie TV che usciranno quest'anno, andate a vedervi il video precedente, lo trovate sul canale. Spero che il video che vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate dei film in uscita, se effettivamente c'è qualche film che vi ispira veramente e se anche voi siete tristi come me che hanno slittato al 2022 il film su Uncharted con Tom Holland, quindi F. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo prossimamente.